Eccoci, allora questa sera, altra serata importante con l'ospite, dottor Marco Bertolotto. Ho intitolato idealmente questa intervista Cannabis, strumento terapeutico misconosciuto. Allora, chi è il nostro ospite questa sera? Ci parlerà il dottor Marco Bertolotto, che si è laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Genova nell'84, quindi esperienza, si vede dalla barba bianca, dimostrando fin da subito un profondo impegno nel servire la persona malata con dedizione e rispetto per l'antico giuramento di Ippocrate. Ha consolidato la sua formazione con una specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia del dolore. Bello, importante. Riconoscendo l'importanza dell'alta tecnologia nell'ambito medico per favorire il percorso di guarigione dei pazienti. L'interesse del dottor Bertolotto per la medicina è stato rinvigorito dall'incontro con l'uso terapeutico della cannabis, che ha aperto nuove prospettive nel rapporto medico-paziente. Questo ha portato alla sua convinzione nell'importanza della telemedicina nel soddisfare le esigenze dei malati e nel riconoscere che la ricerca scientifica continua a essere fondamentale per migliorare le cure mediche. Attualmente il dottor Bertolotto è registrato presso l'Ordine dei Medici di Savona con il numero TATATA. La sua visione è quella di mettere a disposizione la sua vasta esperienza medica in una nuova sfida, con l'obiettivo di continuare a migliorare la qualità della cura fornita ai pazienti, mantenendo sempre al centro l'individuo e il suo benessere. Grazie per la disponibilità, sono molto contento di questo incontro perché la cannabis è un tema, come ho detto nel titolo, un po' misconosciuto per chi non è addentro come te. Quindi grazie per illuminarci un po' su questo argomento. Grazie a te, grazie a voi. Ecco, leggendo qui il tuo breve, cioè lungo curriculum, mi è saltato all'occhio questa cosa della telemedicina. Magari anch'io sono curioso di sapere di cosa si tratta esattamente e com'è che l'hai introdotta, come funziona. Beh, allora, noi avevamo avuto l'intuizione alcuni anni fa di fare un centro specializzato per la terapia con la cannabis medicale. Questo nell'anno 2020, nel marzo del 2020, ci siamo ritrovati chiusi a causa del Covid, quindi siamo partiti e abbiamo chiuso. Quindi abbiamo dovuto, per seguire i nostri pazienti, inventarci qualche cosa. E abbiamo detto proviamo con la telemedicina. Quindi ci siamo organizzati per fare come stiamo facendo noi adesso, che siamo a qualche decina di migliaia di chilometri di distanza, a provare a fare queste cose. E abbiamo visto che ha avuto un grande successo, perché così abbiamo pazienti, posso dire, da tutto il mondo, perché abbiamo pazienti da Panama, pazienti dal Qatar, pazienti dal Canada, quindi abbiamo veramente pazienti da tutto il mondo e riusciamo a seguirli bene perché oggi, forse anche perché col Covid, sono state ampliate anche le tecnologie per le attività online, quindi. Però questa roba è interessante perché noi, i nostri pazienti sono pazienti che hanno già avuto tantissime visite mediche, per cui non abbiamo bisogno di toccare il paziente, abbiamo bisogno di parlare con questo paziente e di vedere la documentazione. Quindi il paziente che prenota con noi, prenota con me, manda la documentazione clinica, io prendo visione di tutta la documentazione clinica, dopodiché quando incontro il paziente sono già preparato sulla sua situazione, si instaura un rapporto con questa persona. Poi lo si sente periodicamente, programmiamo le ulteriori visite in telemedicina. Ottimo, è un ottimo metodo di lavoro, devo dire. Lo credo, molto interessante. Sì. E Allora, poi devo dirti, sì. la cannabis non è così misconosciuta come si pensa. Abbiamo fatto recentemente come gruppo, come Clean, un'indagine insieme all'SVG, e l'84% della popolazione sa
è a conoscenza del fatto che la cannabis possa essere un'opzione terapeutica. E oltre l'80% delle persone ha già provato a utilizzarla, ovviamente non cannabis terapeutica, ha provato a utilizzare vari tipi per capire se poteva essere utile sulla patologia. E spesso arrivano a noi pazienti che hanno già provato e poi Ok. arrivano. Sì. Qui sull'isola dove sono attualmente, in Thailandia, c'è stata la liberalizzazione della cannabis, sia quella terapeutica, ma sia quella, diciamo, per il piacere, per lo sballo. E quindi dappertutto si può comprare la cannabis tranquillamente. E tu, Marco, come ti sei avvicinato a questo strumento? Quando l'hai scoperto, perché hai detto wow, mi ci butto? Allora, io sono stato direttore di un'unità di terapia del dolore e cure palliative, quindi noi i farmaci per la cura del dolore non sono così tanti come si sa. Se si va sugli oppiacei, sugli antinfiammatori, sui cortisonici. E quindi no, era interessante. Nel 2014 in Italia è stato possibile cominciare a curare le persone con la cannabis, con tante difficoltà, però ci si riusciva. E allora ho cominciato a fare le prime esperienze, provare a seguire alcuni pazienti. Ho visto che c'era una grande potenzialità, la norma lo permetteva, per cui abbiamo cominciato in questo modo. Poi la cosa. I pazienti erano disposti perché era un po' l'ultima spiaggia, pazienti, ecco. Allora, la legge italiana prevede che puoi utilizzare la cannabis terapeutica solamente dopo un insuccesso oppure degli effetti collaterali della terapie tradizionali. Quindi erano tutte persone che avevano già sperimentato l'insuccesso, gli effetti collaterali degli altri farmaci ed erano ben contenti. Di lì abbiamo incominciato, poi ho visto che aveva tante potenzialità, ho cominciato a prendere contatti in giro per il mondo con ricercatori, soprattutto biologi, farmacisti che fanno attività di ricerca e di lì abbiamo incominciato. Ma considerate che oggi sul tema cannabis, se uno va sul PubMed, che è il nostro motore di ricerca per la ricerca scientifica medica, oggi ci sono quasi 35.000 lavori scientifici, c'è cioè un numero infinito. Quindi, Oh. tant'è vero che l'evidenza sull'efficacia della cannabis dal 2015 ad oggi è completamente si è modificata, cioè le evidenze continuano a essere evidenza scientifica, quindi con lavori scientifici fatti in doppio cieco, solite cose, insomma. No, c'è Cioè, futuro. quindi mi stai dicendo che se si va da un medico, il proprio medico e così via, perlomeno sa che cos'è, sa che ci sono i benefici, poi magari ne sta un po' alla larga, però cioè, si può andare da qualsiasi medico a dire questa è un'alternativa interessante, voglio approcciarmi con la cannabis o no? Sì, allora è proprio così, cioè i medici oggi hanno conoscenza di questo e ne hanno conoscenza non perché gli è stato detto da qualche comunità scientifica, ma perché i pazienti vanno dal medico e dicono proprio nella ricerca che abbiamo fatto, abbiamo visto questo, il medico è istruito dal paziente e dice voglio provare a capire se con la cannabis sto meglio. E a questo punto il medico potrebbe prendersi lui in carico il paziente e seguirlo, ma non avendo esperienza con la cannabis, lo manda normalmente da colleghi come noi che hanno grossa esperienza, che hanno migliaia di pazienti e quindi si sente più sicuro, ma fa anche bene perché, Eh come sì. sempre, non è che possiamo far tutto, no? Quindi, però oggi è possibile, in Italia è possibile, sì. Poi purtroppo in Italia, parlo dell'esperienza italiana, in Italia abbiamo 20 regioni con 20 leggi sanitarie completamente diverse, per cui quello che puoi fare in una regione non lo puoi fare nell'altra, c'è un po' di caos tipico italiano. Sì. Però diciamo che se uno ci si mette di buona volontà si riesce a fare molto, si riesce a fare molto. Ecco, tra chi mi segue il progetto Longevity, io chiamo i Longebiliter, che sono quelli che hanno una fascia di età tra i 55, 60 e 70 più o meno, e ci sono sicuramente molte persone che hanno qualche magagna, come si dice dalle mie parti in Canton Ticino, no? Qualche patologia. E, ecco, quali sono i benefici principali? Cioè,
Per cosa va bene la cannabis? Allora, Quando il paziente potrebbe dire, ma ciao, vado dal mio medico, poi mi faccio mandare da uno specialista. Cioè, quali sono le patologie principali? noi dobbiamo partire dal presupposto che la cannabis agisce sul nostro organismo perché noi abbiamo un sistema che si chiama sistema endocannabinoide dentro il nostro organismo. Il sistema endocannabinoide è quello che mantiene l'equilibrio. No? Allora, devo salire su un ring e affrontare un incontro di box. Chi mi si attiva è un sistema che mi libera adrenalina, mi libera cortisone, non mi fa sentire la fame, non mi fa sentire la fatica, non mi fa sentire il dolore e quindi mi prepara la lotta. Quando ho finito la lotta, deve esserci qualcheduno che mi riporta in equilibrio. Chi mi riporta in equilibrio è il sistema endocannabinoide, che ti dice mangia, agisce sull'appetito, che ti dice riposa, che ti dice dimentica, perché ti aiuta a dimenticare esperienze negative, che ti in qualche modo ti resetta e ti riassetta. Questo è il sistema endocannabinoide. È un sistema che è stato scoperto non da tanti anni, sarà 20-25 anni, prima non lo si conosceva. I maggiori studiosi sono italiani, peraltro, di questo sistema, è la ricerca italiana, e si è scoperto che la cannabis ha un'azione perché queste sostanze che produce, il THC, il CBD, come altre sostanze, hanno un'azione sul sistema endocannabinoide, per cui ti vanno in qualche modo ad aiutare. Quindi se sei una persona che ha avuto un trauma, che sia psichico, fisico, che comunque questo trauma ti ritorna e quindi vivi quello che si chiama traumatic stress disorder, no? Quindi una sindrome post-traumatica, la cannabis sicuramente ti aiuta perché ti toglie il ricordo, te la fa vivere in modo differente. Se hai un dolore, il dolore, allora qui c'è molta discussione perché alcuni ritengono che la cannabis non agisca sulle vie del dolore. In parte è vero, ma nel senso che per quello che conosciamo delle vie del dolore, però è anche vero che agisce a livello centrale e quindi ti aiuta a vivere il dolore in un modo differente. Specialmente per le persone più anziane, dove evidentemente una persona che ha un danno, diciamo, alle articolazioni, no? E quindi non è che puoi pensare che torni indietro, purtroppo non abbiamo questa possibilità. Quindi se io ti aiuto come posso dire, a vivere bene con la tua condizione, quindi quel dolore che tu percepisci non ti rende invalido, ma lo vivi con serenità. Questo è un grande aiuto. Poi ci sono tutti l'utilizzo che ne facciamo in tutte le malattie neurodegenerative, Parkinson, Alzheimer, epilessie. La cannabis lì sta trovando un grosso utilizzo. Quindi diciamo che sono molte, perché il sistema endocannabinoide è tra i vari sistemi del nostro organismo, è quello più rappresentato. Ogni cellula, dove c'è una membrana cellulare, c'è un sistema endocannabinoide, perché i cannabinoidi li produciamo dalle membrane cellulari. Quindi Ma quello che mi stai dicendo è proprio una sorta di, come dire, un cappello che va bene per tutte le teste, una cosa del genere, cioè. allora, sì, purtroppo questo è un limite, no? Perché uno dice se va bene per tutto, allora non va bene per niente. E invece non è così, perché il sistema endocannabinoide è dentro di noi, che facciamo parte della natura. E la cannabis è una pianta che fa parte della natura, è una pianta medicamentosa che se portata agli estremi ha effetti psicotropi che possono appunto andare oltre quello che noi vogliamo, però a noi interessa la parte terapeutica e quindi dare tutti i nostri pazienti, tutti, anche il paziente terminale, quindi che sa che deve morire, ti dice che la cosa che gli migliora in assoluto è la qualità della vita e non è poca roba. E non è poca roba perché Una roba. Guarda, io attorno a me ti guarisco e allora devo. Prego, prego, prego. ho delle persone che soffrono di depressione attorno a me. Ho letto da qualche parte che la cannabis può avere anche grandi benefici per. Com'è che si può risolvere anche addirittura qualcosa di psicologico? È interessante sta roba qua. Beh, la cannabis sicuramente, allora, bisognerebbe conoscere i circuiti cerebrali che ci portano alla depressione. Qui parliamo di recettori, quindi di chimica, poi ci sono altre cose che non conosciamo,
che, come dicevi tu, rientrano forse nel tema della spiritualità o della quantistica che oggi conosciamo in parte. Sicuramente a livello di quello che conosciamo, cioè quindi la chimica, i recettori, molecole che vanno, quando noi utilizziamo gli antidepressivi, utilizziamo delle molecole che vanno a bloccare le vie che ci portano alla depressione. No? E lì è uguale per la cannabis, con la differenza che mentre tutti i farmaci che si utilizzano sono farmaci che ti spengono, cioè quindi stai meglio perché io che sono la terza persona ti vedo, sei lì tranquillo, poi come tu stai dentro non mi è dato di saperlo. Con la cannabis invece non ti spengo, cioè ti aiuto a superare quel momento, non so, è come se ti dessi un impermeabile che le cose che ti accadono ti scivolano un po' addosso, no? E a volte questa è una grande capacità, farsi scivolare le cose addosso, perché non può diventare tutto ciò che c'è intorno, le cose che ti stanno intorno, perché se tutto diventa un problema, alla fine ti fai carico dei problemi del mondo e non sopravvivi più, no? Quindi Ma chi ci la sta cannabis ha... ascoltando, che magari è in cura da medico e prende già dei farmaci da psicologo, psichiatra o da insomma, tutto quello che è, prende già delle cose, ci sono contraindicazioni a, cioè bisogna andare da un medico per sapere se poi può Sì. aggiungere cannabis terapeutica, è vero? Allora, la cannabis, ci sono persone che dicono: ah, no, ne puoi prendere quante ne vuoi, intanto non ti fa niente. Allora, e quelli che invece dicono: non prendere assolutamente perché ha un più di effetti collaterali. Come dico sempre, è un farmaco, quindi ha delle proprietà. Se ha delle proprietà, devo conoscere quali sono. Noi devo sapere che oltre a certi effetti collaterali, come qualsiasi farmaco, come qualsiasi farmaco. Viene metabolizzato a livello del fegato, viene eliminato a livello renale, a livello biliare, quindi è un farmaco a tutti gli effetti che entra nel nostro organismo e ha una farmacocinetica, una farmacodinamica, ha interazioni con altri farmaci, quindi come tutti i farmaci, per esempio. L'indicazione giusta per chi ci sta ascoltando, che è già in cura o ha qualche patologia, è chiedere al proprio medico. Di valutare questa, di poter integrare o valutare questa alternativa, questa o questa aggiunta, e quindi di dare indicazione che ci si può rivolgere o rivolgersi a te o a qualche altro specialista in zona. Sì, sicuramente sì. Io a tutti questo lo dico sempre. Ma come per qualsiasi... Cioè, io sono un medico, ma non mi metto a fare l'ortopedico, il neurochirurgo, il chirurgo vascolare. Sono un medico specializzato in una cosa, e quindi che è la terapia del dolore, l'anestesia, la rianimazione. Quella è la mia specialità. Se mi arriva qualcosa che non è della mia specialità, lo mando da un collega, perché ne conosco, diciamo così... a grandi linee, le altre specialità, ma se devo intervenire su un paziente, è bene che lo faccia chi lo conosce. Sulla cannabis, in modo particolare, dove oltre agli aspetti di farmacologia, è tutta una serie di aspetti di burocrazia, e quindi c'è il rischio che poi il medico non sappia fare la ricetta, non raccolga i dati come devono con la cannabis. Quindi ci vuole una competenza specifica, Ma ecco, sempre. Marco, visto che sono qui su quest'isola e ovunque, anche in farmacia, vendono la cannabis terapeutica, no? Full spectrum, non full spectrum. Ne ho comprata una boccetta, perché dico, beh, ho letto che va bene per tutto, ne ho comprata una boccetta. Che ci faccio con sta boccetta? Io sono sano, no? Però dico, magari mi fa bene per qualcosa, mi migliora qualcosa anche se sono sano. Cosa mi consigli? Allora, adesso il problema è che è diventato tutto un commercio, sta roba qua, no? Però quando noi parliamo di cannabis, parliamo di una pianta al cui interno ha tantissime molecole che agiscono sul nostro organismo. Quindi la prima cosa che dobbiamo sapere è quali sono le molecole che ci sono nell'olio che ti hanno dato, se fosse una cannabis terapeutica secondo la normativa nostra, europea, italiana e europea. Deve esserci scritto la percentuale milligrammi millilitro dei componenti, altrimenti uno come fa a curarti se non sai cosa c'è dentro? Uno. Due, un farmaco per essere tale deve avere delle cose che il farmaco è prima di tutto sicuro. Non è tanto l'efficacia del farmaco, l'importanza, ma la sicurezza.
Quindi come viene coltivato? La cannabis è un bioaccumulatore, quindi se io lo metto in un terreno che è inquinato, tutto l'inquinamento che è nel terreno se lo prende la cannabis, va nel fiore e quando io prendo il fiore, consumo quel fiore o per infiorescenza o con l'olio, mi prendo tutto l'inquinamento, metalli pesanti, anticritogramici, tutte queste cose qua le prendo tutte. Quindi la cannabis terapeutica viene coltivata in un modo completamente diverso Ok, quindi e rispetto a quello che si fa in giro. si compra Io tutti normalmente si compra in in farmacia, farmacia. In farmacia. Italia si compra in farmacia. Il grosso della produzione italiana, del consumo italiano, deriva da cannabis olandese, che viene fatta da un'azienda che si chiama Bedrocan, beh, lo dico, poi comunque è Sì. famosa, Come si che chiama? lavora. Bedrocan? Bedrocan, sì, Bedrocan, lavora, produce esclusivamente per il Ministero della Salute olandese. Ok. L'Italia, il Ministero italiano autorizza gli importatori a comprare dal Ministero della Salute olandese. Quindi noi lo compriamo là. Poi una piccola parte viene fatta anche dall'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, su indicazione del Ministero della Salute italiana, ma una piccola parte. Qualcosa poi viene importato sempre da altre aziende che sono comunque accreditate e certificate. È tutto molto sotto controllo. Se non hai quelle caratteristiche e quelle certificazioni, non puoi andare in farmacia. La farmacia non ti Ok, può preparare quel prodotto, magari qua in Thailandia, quindi in farmacia, bisogna stare attenti. no? Sì, beh, ma in Canada, anche in Canada, dove tutto ormai è legalizzato, tutto. C'è molta compri, ma noi abbiamo tanti pazienti che incominciano e quando arrivano dici: ma io ho incominciato, ho mandato sta roba, cosa c'è dentro? Poi tu vai a vedere cosa c'è dentro, non c'è quasi niente, che non... però è così, insomma. Okay. Marco, hai detto prima che su PubMed si trovano 35.000 studi sulla cannabis, no? Quindi immagino abbastanza recenti. Com'è che... Adesso posso dire che sono in questo momento 34.187, Ecco, sono davanti. 34.000. Quindi com'era la situazione 30 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa? E perché adesso c'è questo revival? Cioè, da quanto tempo è stata riconosciuta e perché prima è stata invece messa in un angolo? Cioè, c'è del complottismo, c'è un voler tirar fuori la cannabis perché ho letto che con la cannabis ci fai di tutto, ci fai le automobili, ci fai i vestiti, ci fai le medicine, È cioè... vero, è vero. Vabbè, la cannabis, voglio dire, l'uomo conosce la cannabis. Vabbè, la cannabis è arrivata sulla Terra molto prima dell'uomo, quindi c'era quando c'ha qualche milione di anni, mi pare 36 milioni di anni come pianta, quindi c'era molto prima di noi. E quindi l'uomo nel tempo ha imparato a utilizzarla, perché poi alla fine in qualsiasi clima viene fuori la cannabis, quindi abbiamo imparato a utilizzarla come fibra. Prima, e poi abbiamo imparato a utilizzarla anche alcuni per i riti magici, perché comunque ha questo effetto THC, e poi si è scoperto che ha anche capacità terapeutiche. Poi, per motivi economici, sostanzialmente, nel dopoguerra è stato bloccato tutto, ma lì era tutta una guerra tra chi produceva la carta e quindi non voleva, quindi da albero, e non voleva una fibra come questa, i produttori di cotone, quindi è stata messa al bando e ancora oggi ci sono degli organismi nazionali per la cannabis che tengono tutto sotto controllo, non è così, non è banale. Adesso io seguo un po' anche i mercati finanziari, so che anche negli Stati Uniti ci sono alcune aziende quotate anche in borsa che cominciano a uscire con diciamo, delle soluzioni terapeutiche basate sulla cannabis. Il primo lavoro scientifico è del 1840 e poi è rimasto praticamente. Ha fatto un medico delle compagnie delle Indie della Reale Marina, e quindi che aveva scoperto questa roba in India, per cui ha detto: perché non lo utilizziamo? Poi però è stata bloccata. Poi diciamo che negli ultimi 20 anni c'è stata questa impennata della ricerca. Proprio perché è diventato più semplice studiare i cannabinoidi, perché abbiamo gli strumenti per studiare i lipidi, i grassi, prima non li avevamo.
E poi perché la mente dell'uomo si apre. Gli israeliani sono stati i primi a fare i grandi studi sui cannabinoidi, il gruppo italiano di studi sul sistema endocannabinoide, quindi sull'uomo, e poi adesso si è avanti. Adesso, purtroppo, per fortuna, questo non lo so. Il problema è che, essendo la cannabis una pianta, nessuno la può brevettare, perché se fosse stato un brevetto farmaceutico saremmo già. Non staremo qua a parlare di sta roba. Quindi, diciamo, l'interesse economico non si può sviluppare in questo momento. Anzi, chi assume cannabis abbatte il consumo di antinfiammatori, di antidepressivi, di ansiolitici, di opioidi e Wow. quindi crea un danno notevole alle aziende farmaceutiche. Il vero problema è Wow. questo. Quindi questo è il vero tema per cui non c'è poco interesse a spingerlo. Ma sai, ti faccio un esempio. Un paziente che ha un tumore. Quindi che fa la chemioterapia, la radioterapia, devi dargli un farmaco per il dolore, un farmaco per la nausea, un farmaco per il vomito, un farmaco per farlo dormire, un farmaco per togliere la depressione, un farmaco per togliere l'ansia, tu gli dai la cannabis e togli sei farmaci. E questa è esperienza quotidiana, non è che lo dico in teoria, è esperienza quotidiana. Quindi capisci bene che i nemici della cannabis sono tanti perché hai tolto un mercato, insomma. Però io a tutti i colleghi oncologi, lo dico sempre, a un vostro paziente che ha tumore, incominciate il trattamento con la cannabis. Perché se tu devi affrontare la chemioterapia o la radioterapia, tra prendere cannabis o non prendere la cannabis, c'è tra il giorno e la notte, tra il giorno e la notte. È veramente cambia. Ora Ma poi mi alle persone della nostra età, non so se siamo anziani, No, no? siamo senior. Io chiamo quelli dai 50 ai 75 anni, sono dei senior. E Oh, poi siamo diversamente giovani. dopo i 75 si è super senior, perché sono quasi SS. superman a livello di coscienza, a livello di capacità, di Sì. saggezza. Quindi noi siamo senior sicuramente, no? Sì. Ma io ti dico, anch'io sono in una fase in cui mi dedicherò presto a cose nuove, mi candido a fare il sindaco nel mio paese, quindi Bello. proprio perché è importante mettere a disposizione l'esperienza che ho avuto negli anni. Sto bene. Ma guarda, È la Marco, qualità della vita. questa cosa qui che stiamo facendo adesso, io trovo che sia proprio importante per chi fa il medico fare divulgazione, no? Perché sì, tu puoi Sì. stare con il tuo paziente, però la divulgazione, cioè, si informano migliaia e migliaia di persone, quindi si salvano delle vite in qualche modo perché gli permette di sapere, no? Allora, vi dico questo, no? Se uno vuole, vi ho detto prima, il sistema endocannabinoide è importante perché è quello che mantiene l'equilibrio dentro di noi. No? Quando c'è qualcosa che non funziona dentro una cellula, poi arriva il sistema endocannabinoide e rimette in equilibrio. Quindi noi dobbiamo coccolarlo il sistema endocannabinoide, dobbiamo tenercelo, lo dobbiamo nutrire bene. E il termine nutrire è proprio perché con la nutrizione, con quello che mangiamo, diventa importante. Quindi avere una nutrizione sana. La nutrizione sana diventa fondamentale, eh? È fondamentale. Cioè, se tu hai un sistema endocannabinoide in condizioni buone, previeni tante malattie, il Parkinson, tutte le malattie neurodegenerative sicuramente, o per niente l'Alzheimer, lo chiamiamo diabete tipo 3, ci sarà un motivo, no? Se ormai mangiamo solo zuccheri, carboidrati, mentre il sistema endocannabinoide è un sistema fatto prevalentemente di grassi, perché sono molecole, sono lipidi. E quindi dobbiamo dare i lipidi buoni, dobbiamo dare gli omega 3 piuttosto che gli omega 6, dobbiamo dare il burro piuttosto che le margarine, insomma, tutte queste cose sono fondamentali. Quindi diciamo che l'intestino, dove c'è una grande percentuale del nostro sistema immunitario, è fondamentale per il nostro benessere. Quindi cosa buttiamo giù con la bocca? Va a finire nell'intestino, ma se buttiamo giù cioccolata, zuccheri, panini, imbottiti con Ah, tutte sì. le schifezze, poi magari anche i cannabinoidi Allora, naturali. la cioccolata, adesso che la cioccolata sia una cioccolata, diciamo, che va intorno all'80%, l'80% in su va bene, zuccherini a poche, il cacao interviene sul sistema endocannabinoide, c'è cioè un'azione, i batteri intestinali, siccome poi questi sono lipidi, sono contenti, perché se noi facciamo contenti i nostri batteri intestinali, noi ne avrete già parlato, se noi abbiamo un microbiota, che fa delle cose, noi abbiamo dato in outsourcing praticamente da fare delle cose ai nostri batteri.
se questi batteri li trattiamo male, fanno male il loro lavoro e poi fanno entrare in circolo delle sostanze che ci creano problemi. E il sistema endocannabinoide parte da lì, parte dal sistema. Ora, mi sono letto, documentato una serie di lavori, proprio malattie in stato avanzato, cambiando completamente la dieta, i benefici che se ne possono avere. Tante volte so di pazienti in ospedali che però gli portano la fettina di carne con le patate fritte, belle abbrustolite. Mi dico, ma oh, quante cose mancano a livello di informazione, no? È l'impressione. Beh, allora, perché purtroppo, allora, fortunatamente abbiamo un sistema di ricerca, abbiamo aziende farmaceutiche, cioè questa roba che ci cura ce l'abbiamo, però è molto più facile dire ho mal di testa, prendo una pastiglia, rispetto a dire ho mal di testa, modifico il mio stile di vita, cosa sto facendo che non va bene, cosa ho mangiato ieri sera. Invece è così, ma io a tutti gli dico provate a vedere alla sera, vai in pizzeria, ti mangi la pizza, il giorno dopo hai i dolori ovunque, ormai non ci fai più caso. Però le persone appunto, che hanno già alcuni problemi, se mangiano carboidrati, se alla sera tu ti mangi una pizza, il giorno dopo hai male, hai contratture muscolari, perché liberi citochine proinfiammatorie, è inevitabile. E Quindi, poi fino magari a 50 anni, come dire, compensi, c'è no? un'energia che ti permette di Sì. superare anche un po' di cavolate. Ma noi stiamo parlando di persone da 55 anni in su, ecco, che se vogliamo continuare a fare delle cose, sviluppare coscienza, avere una qualità di vita, adesso è il tempo per impegnarsi a stare attenti a cosa si Tra mangia. l'altro, la cannabis aiuta anche mentalmente ad affrontare alcune cose, no? Quindi vuol dire, se uno prende la cannabis, ti dà veramente un senso di rilassatezza, anche mentale, no? È come se ti si aprisse la mente, riesci a vedere le cose da punti di vista differenti, perché ti toglie questo stress, questa angoscia, no? E quindi dici, forse non è come la vedevo. Io dico, a basse dosi la utilizzerei veramente nelle persone per dargli questo senso di benessere, di tranquillità proprio. Aiuta, è un Ho grande. parlato della cannabis con alcune persone, diciamo, attorno a me, dicendo guarda che può essere magari qualche cosa interessante. Però ho avuto un po' la reazione quasi come se poi ci fosse una dipendenza, no? E tu, come se Sì. non vorrei mica Allora. che mi drogo, no? Ecco, vogliamo sfatare questa cosa qua. Allora, fra tutti i farmaci, io parlo di farmaci, tra tutti i farmaci e le sostanze, le molecole che possono dare dipendenza, se facciamo una scaletta, su in cima ci mettiamo l'eroina e qua in fondo ci mettiamo la cannabis. Tra l'eroina e la cannabis ci stanno tante altre cose, tra cui il caffè, il fumo. Le benzodiazepine, cioè, ma più sotto di tutti c'è sempre la cannabis. Quindi la dipendenza da cannabis è veramente non è un problema, ecco, non so come dire. Io sono uno che prende caffè e mi rendo conto che ho una dipendenza da caffè. Poi ogni tanto smetto, ne prendo meno perché sto male e ho 2 o 3 giorni che mi viene mal di testa perché mi manca la caffeina, poi mi adatto, voglio dire. Quindi è una dipendenza così. Però noi in questo periodo in cui abbiamo avuto carenza di cannabis negli anni scorsi, avevamo pazienti che assumevano cannabis in grande quantità per le patologie e dall'oggi al domani sono rimasti senza terapia. Nessuno ha avuto crisi di astinenza. Sono tornati a stare peggio perché si sono rifatti avanti i sintomi della malattia, però l'astinenza, come c'è l'astinenza da eroina o da cocaina, insomma, o addirittura da benzodiazepine, insomma, quella non ce l'hai. No, su questo direi state tranquilli, specialmente se vi mettete nelle mani di un medico, se mettete nelle mani di persone competenti, Può sempre. anche fungere da azione preventiva, cioè io ho 63 anni, sono sano, faccio sport, sto bene, mangio correttamente. Potrebbe essere, che Non dico. ci sono studi, da questo punto di vista spesso si chiede questo, no? Dice, siccome agisce sul sistema endocannabinoide, può avere un'azione preventiva. Studi così non ce n'è. Io francamente mi sentirei di dire che l'unica cosa preventiva è lo stile di vita. L'unica cosa veramente preventiva, questo lo sappiamo, è vivere in un certo modo, ecco. Dedicare un po' di tempo a se stessi, fare l'attività fisica, come dicevi, mangiare le cose buone,
fare le cose che piacciono quando è possibile, una vita più serena. Questo è sicuramente lo stile di vita che ci aiuta di più. Io dico togliere, comunque ridurre al massimo i carboidrati, questo è il vero stile di vita. Ma anche lì, se l'industria farmaceutica è potente, l'industria alimentare è 10 volte più potente. Sì. Basta andare in un supermercato per capirlo, quindi. Io quello che ho notato intervistando molte persone o persone a cui faccio delle coaching e così via, è che magari hanno 70 anni, 65 anni, mi dicono, ma in fondo chi me lo fa fare di star lì a curare l'alimentazione, essere sano? Perché ho notato che quando viene meno la visione della propria vita, del perché siamo qui, come Sì. dire, c'è una sorta di lento lasciarsi andare, no? Quasi come un lento suicidio. Vabbè, visto che non so bene, se tu mi vuoi far vivere più a lungo, più sano, ma dai, quasi quasi è ora di andarsene, no? Ecco. Quindi Sì. quello, sto lottando con Longevity per trasformare questo pensiero e far comprendere che la seconda metà della vita può essere il periodo più interessante, più evolutivo, perché finalmente siamo liberi, magari dal punto di vista professionale, finanziario e così via, possiamo sviluppare coscienza, curiosità per chi siamo, perché siamo qui, cos'è il senso della nostra esistenza, no? Sto lavorando un po' Ma bisogna lavorare con la vita, perché poi le persone cercano sempre la scorciatoia della via più breve, no? Per cui uno dice, vivrò 2 anni meno, ma vivo lo stesso. Uno non è così, perché non sono solo 2 anni, ma sono di più. Ma la qualità di quegli anni che vivi, no? Perché se poi tu alla fine stai male, se ti viene se hai un problema vascolare, problemi, ti viene un ictus, cioè alla fine sei vivo, ma stai male. Allora ha più senso prevenirle queste cose. No? Poi io ho un amico che mi dice sempre: sì, ma tu fai in modo tale che la gente muoia sana. Certo, è così. Devi morire sano, cioè, vai avanti, arrivi a un certo punto che biologicamente hai finito il tuo percorso biologico, ma ci sei arrivato bene, no? Guarda E che quello è il concetto. tu queste cose le sai meglio di me, che sei un medico, però ci sono persone che sono arrivate a 120 anni, come Jean Calment, Sì. per regina. Vuol dire che dal punto di vista genetico si può superare i 100 anni, 110 anni, 120 anni. La vita media in Europa è 84 anni, dura fino a 84 anni, ma la vita media in salute si ferma a 64 anni. Quindi noi lasciamo sul piatto mediamente tra i 64 e gli 84 20 anni non in salute, ma rispetto al potenziale di vita che abbiamo fino a 120 anni, lasciamo sul piatto 40-50 anni. Un peccato veramente di una vita dove potremmo esprimere saggezza, gioire del bello che c'è attorno a Ma noi. oggi sappiamo, no? Sappiamo che la genetica ha la sua importanza, ma c'è tutta quella che si chiama l'epigenetica, che finalmente si è dimostrato. Quindi sappiamo che ci sono dei fattori esterni che intervengono sulla genetica, perché poi alla fine dei conti, visto, il 30% è genetica, il resto è un 10-20% sistemi sanitari, quindi che ti danno aiuto, tutto il resto è epigenetica, cioè studio di vita. Cioè più del 50% dipende da quello che vogliamo, da quello che facciamo noi. Quindi se uno ha la possibilità di farlo, deve cercare di. Hai uno stile di vita di un certo modo, è piacevole poi anche, no? Poi quella volta che esci con gli amici, vuoi mangiare qualcosa di più, va bene, cioè, mancherebbe, è un piacere anche quello che non ti devi togliere, però è un lavoro lungo da fare, insomma. Molte persone di una certa età diciamo che noi della nostra età, verso i 60 anni, magari abbiamo dei genitori che hanno 80-85 anni, che cominciano con queste forme di depressione, demenza e così via. Come bisogna reagire? Cioè, bisogna essere tempestivi, prima si prende meglio è con questa cura cannabis, cioè appena vedo che mia Sì. madre sbaglia le parole, meglio che te la mando subito? Sì, io sono sempre dell'idea che prima si inizia, meglio è. Perché poi tendenzialmente noi diciamo anche lavoriamo ancora sullo stile di vita, cioè le persone diciamo va bene, questa è la terapia, però cerca di evitare di questi cibi, cerca di dove è possibile fare questa passeggiata, cioè gli diamo sempre una sorta, poi si utilizzano anche altri come la vitamina D di cui abbiamo parlato prima, perché è un altro tema importante, la vitamina D, come gli omega 3, un'altra
Un altro tema importante. Ci sono tutta una serie di cose che nella nostra alimentazione sono sparite e che invece sono fondamentali per il nostro corpo. Quindi, qual è da fare? Io, ad esempio, mia madre ha 91 anni, prende la cannabis. Lei ha mille patologie e quindi tanti farmaci non li può prendere. Io controllo con la cannabis e lei è diventata molto serena, tranquilla, serena. Lei stessa si meraviglia, dice: io non sono mai stata così. Lei prende la sua cannabis, la fa star bene e andiamo avanti. Mio padre l'ha usata pochi mesi perché poi ha avuto una serie di problemi. Lui diceva che aveva una sorta di, diciamo, decadimento cognitivo che è durato pochi mesi perché poi è mancato. E lui diceva che la cannabis non gli serviva a niente. Mia madre, che viveva con lui, diceva: no, lo dice lui che non serve a niente. Io che ci sto assieme ti posso garantire che è cambiato tanto. Lui probabilmente si aspettava, era un uomo molto attivo, si aspettava di tornare a 60 anni e ne aveva 91, quindi però voglio dire, io ritengo che sia una strada da perseguire sempre, perché dà veramente un grande aiuto, un grandissimo aiuto. È veramente. Chi ascoltandoci in qualche modo dice: wow, adesso voglio fare qualcosa in questa direzione. Però non ha magari il coraggio di andare dal suo medico perché ha paura di essere preso cioè Sì, per no, l'estato, no? Che dice. cioè, è vero, è un tema che esiste, ma se vuole dire, io se do il numero del nostro ambulatorio, poliambulatorio di Milano, che raccoglie anche tutte le visite di telemedicina e tutto, vi dicevo, abbiamo pazienti da tutto il mondo, quindi uno chiama lì e dice: vorrei fare una visita, ho questo tipo di problema, vorrei fare una visita, le nostre Quindi segretarie. per visita, Marco, si intende sempre una telemedicina, una visita a distanza? Uno può scegliere, noi abbiamo anche ambulatori dove visitiamo in presenza. Se uno dice: ma io abito vicino, preferisco andare lì, va bene, per noi ci siamo. Però se uno dice: adesso io sono in Liguria, poi c'è un laboratorio anche a Milano, e se uno dice: guarda, io vivo in Sicilia, l'idea di partire, prendere, venire in ambulatorio, fare la visita, se possiamo fare telemedicina, poi spesso lì si decide se è il caso di incontrarci o meno. Ma oramai è bellissima la telemedicina. Guardate, noi abbiamo a volte succede che hai il paziente in Sicilia, un figlio che è a Parigi e l'altro figlio che è a Londra. Si fa un collegamento tutti insieme e si decide assieme, ma lo facciamo spessissimo, o uno a Barcellona piuttosto che a Panama. Cioè, quindi io consiglio, se uno vuol provare a capirci qualche cosa di questa roba, si chiama il nostro ufficio Inclin a Milano. E se andate sul sito www.clin.it, clin è scritto CLINN.it, trovate tutte le indicazioni. E poi lo metterò in descrizione anche. Ancora Quella una roba domanda. lì, uno va lì e Sì. telefona, sono le segretarie, facciamo anche delle consulenze, come posso dire, giusto per indirizzare il paziente. Se uno dice: ma non so, voglio solo fare una chiacchierata col medico, organizziamo una chiacchierata e si fa una chiacchierata. Molto volentieri. E quando c'è invece, ecco, magari, come dicevo prima, il figlio, fortunatamente non è il mio caso, ma conosco qualche caso dove ha un genitore che o per depressione o per qualche. Cioè, e non lo si può portare al telefono. Cioè, non puoi Sì. dire facciamo telemedicina, ci colleghiamo con il dottor Bertolotto. Come si fa lì? Allora, lo facciamo ad esempio uno col cellulare, ti metti in video col cellulare, col paziente a letto, con un tablet, con Ah. qualsiasi cosa. E voi Sì. fate delle domande al paziente in base a quello che tira. Facciamo delle domande al paziente, poi spesso succede se hai un paziente che ha un deficit cognitivo, che non è in grado. Allora cosa succede? Che il figlio, la badante, chi c'è intorno ti fa vedere, tu lo vedi, gli fai delle domande, vedi il grado di risposta che ti dà, poi continui con la persona che gli fa da caregiver, perché non riesci poi a continuare ovviamente con questo Sì, paziente chiaro. Sì. Bene. qua, oppure perché quindi non riesci a gestire. No, ma è molto più semplice di quello che uno pensa, e basta veramente poca.
poca tecnologia, perché oramai tutti hanno un cellulare con una telecamera. La cannabis, supponiamo che vengo da te perché ho delle patologie, mi prescrivi la cannabis, vado in farmacia, mi danno la boccetta, tu mi dici quante ne devo prendere, pago io o coperta dalla mutua? Allora, dipende da regione a regione, da patologia a patologia. Come dicevo prima, ogni regione ha fatto la sua norma, una norma relativa, c'è cioè una legge nazionale che dice che la cannabis può essere prescritta per queste patologie, c'è cioè un elenco di patologie, praticamente dentro ci sta tutto. E poi però ogni regione ha deciso se renderla mutuabile o meno, quindi quello dipende dalla regione di appartenenza. E quindi se uno è un lombardo, diciamo, è più fortunato in assoluto. I Lombardi, anche in Campania, la legge è abbastanza recente, va bene, in altre regioni un po' meno, però diciamo che il vero problema è che alcune regioni ti dicono tu puoi averlo con la mutua, quindi gratuitamente, ma la prescrizione deve essere fatta da un medico del sistema sanitario regionale, quindi magari non trovi il medico ospedaliero che ti fa la prescrizione. Purtroppo c'è questa. Speriamo che cambi. Ogni governo pensiamo che cambi, poi siamo sempre lì. Marco, tu senti che hai qualcosa che potresti, vorresti aggiungere a questa conversazione riguardo No, io direi non abbiate pregiudizi, direi questa roba qua, non abbiate pregiudizi di fronte a questo. Uno, due, mettetevi sempre nelle mani di persone competenti, perché il vero rischio è di incominciare un trattamento e poi avere o aspettative che non si raggiungono e quindi non andava fatta, oppure sbagliare i dosaggi e stare male, no? E quindi questo gli specialisti, e poi comunque aggiungere alla terapia, aggiungere sempre lo stile di vita, lo stile di vita fisico e spirituale assieme, perché siamo fatti di quella roba lì. Quindi Quindi sono molto contento per questa intervista, credo che abbiamo dato illuminato un attimino questo argomento che tu mi dici che non è così misconosciuto, ma no. ecco, bene, ben venga, e che ci sia l'opportunità di saperne sempre di più, per favorire un invecchiamento, diciamo così, un diventare senior e super senior, sempre più equilibrati, cioè per fare della seconda metà della vita un momento bello di gioia come la tua madre che ti dice che sì, avrà le sue patologie, ma è Sì. serena. Ecco, in fondo l'idea del diventare longevi è diventare saggi, non è quello di diventare incapaci, preoccupati dalla materia, Certo. diventare saggi. Cioè, quindi se abbiamo potuto dare una mano in questo, Bene. benvenga. Sono felice di questa intervista. Vi Grazie. saluto tutti e avremo altre occasioni di Certo. fare incontro. Grazie, dottor Bertolotto, e alla prossima allora. Grazie mille, saluti dalla Thailandia. Ciao a tutti. Ciao, ciao.